Buonasera, sono io, Mister Ciurro. Indovinate un po' dove ci troviamo? Prima di tutto a Roma, in un locale che si chiama Na Cosetta. Un locale molto molto carino. Ed io qui, per voi, indovinate chi ho incontrato? Palazzo! Eccolo qua. Allora, raccontateci un pochino del vostro progetto. Chi è che parla per primo? Parlo io. Vai. È un progetto di musica elettronica e di canzoni elettroniche, un po' cantautorato tradizionale, tradizionalmente neanche tanto, e sonorità, suoni del 2016, quindi cose non acustiche, come si vede anche dal palco, sì, non certo. Abbiamo strumenti che mettono suoni naturali, odiamo i suoni naturali. Perfetto. Forse perso, non lo sapremo mai. In fondo, anche in questo universo, ogni cosa si trasforma in un mondo diverso. Ogni giorno ci consuma. Dove stai? In questo progetto siete solamente voi due gli elementi? Esatto, sono io, esatto. Io sono Diego e Giacomo, che è il produttore del progetto. Ok. Nonché produttore, compositore, editore. Ma io ho letto che però voi, cioè, in realtà vi conoscete già precedentemente, no? Professionalmente. Perché cosa? Spieghiamolo a loro che magari non lo fanno. Tramite Diego Kid, esatto. Lui è il batterista del mondo. Esatto. Facendo il batterista. Ha iniziato facendo il batterista. Adesso me lo sono preso io, adesso lo sto. Mentre invece riguarda te, Diego, sappiamo che comunque hai anche altre cose, no? Fai anche altre cose, tra cui racket. Esatto. Lui è uno di quelli che si vuole calare sopra dal pirellone di Milano, perché è di Milano, esatto. Non ce lo dimentichiamo. Entrambi sono di Milano, esatto. E no, questo tuo progetto, questa tua avventura che hai avuto, che avrai, insomma, ora io non so, con i Baustelle. Continua l'avventura con i Baustelle, come continua l'avventura con i Rookie. Questo non è un progetto solista della serie basta con il resto, in realtà mi voglio semplicemente complicare la vita ulteriormente. Non mi bastavano due band e ho deciso di fare una cosa ulteriore, però va avanti, adesso il disco di Baustelle uscirà a fine gennaio. Dove tu ovviamente hai lavorato, no? Ho lavorato anche a parte dei brani, insomma, Francesco, Rachele, Claudio. Ok, ma penso non solo a me ma anche agli ascoltatori, penso che viene spontaneo. In realtà questo progetto è un progetto che nasce, diciamo, puro da un'idea vostra, o comunque ci sono delle cose che possono riprendere ciò che sono gli Echo Kid piuttosto che Baustelle o qualcosa, o avete, non so, delle contaminazioni, ci sono o no? Contaminazioni, ma dici con i due progetti precedenti? Esatto, sì. Ma in realtà no, perché l'idea era proprio quella di fare una cosa sempre in italiano, per cui ovviamente la lingua, per un italiano che ascolta questo tipo di musica, è ovvio che riporti alla musica pop italiana, perché quella è, insomma, le pronunce, le metriche sono quelle. Però l'approccio proprio compositivo, di arrangiamento produttivo, è completamente diverso.
Innanzitutto è un progetto che proprio inizia e si esaurisce con due persone che lavorano insieme. Adesso io ho detto lui il produttore, però in realtà questo disco l'abbiamo fatto praticamente insieme, stando nel nostro studio. Non c'è stato un momento di post-produzione con un produttore, un amministratore. La catena di montaggio si esaurisce con noi due. Quindi volevamo fare una cosa che fosse effettivamente un progetto, come dire, a chilometro zero ed ecosostenibile, in un momento in cui nella discografia magari non ci sono più soldi in un tempo, però comunque le cose da fare in questa comunque abbiamo deciso invece di arrangiarci. Suona anche forse meglio che spendendo. Beh, chilometro zero non puoi tanto, perché comunque stanno qui a Roma. Ma quindi ci siamo arrivati col teletrasporto. Ma non è vero, vi hanno chiamato perché già siete tanto richiesti, non dite così, perché sennò a Roma non ci venivate nemmeno. Ma perché Roma è l'Italia, bisogna venire a Roma. Ma allora scusate un attimo, perché io ho tante. Sullo schermo contro il cielo, e stare così. Possono ascoltarvi la prossima volta, cioè io non so se voi in realtà state facendo un tour o che altro, allora, però ditemi un pochino. Per questioni di logistica, nel senso che stiamo nel frattempo lavorando al disco di Lucchini, cioè il disco di Bostel in arrivo. Lui ha un sacco di suoi progetti che adesso se dovesse uscire, che se dovesse mettersi lì a numerarli tutti finiamo domattina, quindi stiamo facendo delle date sparse. Per sentirci i canali sono in realtà quelli soliti, di Spotify, di iTunes. Per vederci dal vivo posso venire a Milano, prossimamente siamo in un posto che si chiama Upcycle a Milano, e poi siamo a Mestre, in un altro posto di cui adesso non mi ricordo come si chiami in questo momento, però siamo a Mestre, ci cerchiamo. Nascono oggi da qua con una cosetta dentro, a una cosetta, ma in realtà è una cosona, come si dice a Roma. Suona, non è tanto cosetta. Posto, suona di brutto sto posto. È molto molto carino, suona è vero. Molto meglio di tanti altri club. È vero. Sentite, avete un'ultima domanda. E tra tutti i brani, no, che voi avete fatto, anzi a te particolarmente, Diego, qual è quello che... Ti senti Giacomo il suo, che sicuramente è diverso da... Allora, chiedo a tutte e due. No, quello che ti senti più... più te, che rappresenta magari, no, più il tuo momento, non so. Allora, ce ne sono diversi, ovviamente, si dispone sempre così. Sempre, beh. Il primo pezzo in realtà che ci ha un po' unito è stato l'inizio dell'avventura, e Come stai, anche il primo singolo. Vedi che l'universo si piega sopra di noi, ci ha preso per un altro verso, non siamo mica eroi. In fondo anche quest'universo non è l'infinito, ma un gioco mortale perverso, ogni giorno ci consuma. Come stai? Da qui a scriverlo pensando proprio che sarebbe stato realizzato come una canzone elettronica, quindi non più l'approccio a quella chitarra, mettersi lì la melodia, ok, va bene, però
c'erano anche altri elementi. In realtà adesso quello che forse amo di più è In macchina, che è un pezzo ancora più antico che ho scritto cazzeggiando a Berlino. E volevo scrivere un pezzo berlinese. Anche se onestamente In macchina me lo vedo un po' più sulla tangenziale di Milano, visto che poi là sì. Voi c'avete il traffico, esatto, bello tosto. L'immaginario è un po' più Lynch, se vogliamo mettere carne al fuoco. Proprio una roba Moland Drive. Vabbè, Berlino è abbastanza tosta, buona. Ho vissuto a Berlino per 3-4 mesi, ma tanti anni fa. E secondo me tuttora sì. Ero lì che camminavo a Marshall Strauss. E a te invece che brano è che ti rappresenta di più, che comunque ti fa più pensare? Sto per dire In macchina. Vabbè, allora per entrambi è In macchina. Vabbè, infatti è In macchina perché In macchina sei venuti qua. Esatto. No, oppure come le grandi star avete avuto il pulmino nero con i vetri neri. No. Allora vi possiamo ancora toccare. Sarebbe bellissimo, ma non è. Vabbè, sarà così questi progetti che ci avete, voglio dire. Sarà molto bello. Perché il titolo dell'album? Ditela a loro che cos'è. Perché avete una copia qua, sì. prendi, avvicinala proprio là. La prendo con la mia manetta. Con la manetta. Questa è perché suona troppo, non perché fa cose a casa, esatto, con la mano, no. In realtà serve per tenere il CD. Esatto, così. Questo è il loro CD, eh? Il disco si chiama Prima e in realtà tutti, ovviamente in Italia, Prima è la prima volta, il primo disco solista. In realtà l'abbiamo anche concepito un po' come un augurio, perché in tedesco prima vuol dire bravo. Esatto. Prima. Però in tedesco si dice prima. Esatto. Va bene ragazzi, allora che dirvi? Noi qui da questo fantastico club, pub, Risto Pub, perché vedo che si fa un po' tutto e anche musica dal vivo, che si chiama appunto Na Cosetta. Salutiamo loro, progetto Palazzo, e li ringraziamo e speriamo di vederli comunque o su web, Spotify o comunque in live a Milano, comunque attraverso noi, attraverso le radio, sappiamo poi le loro prossime date. Io vi saluto, sono sempre Mr. Ciurro e ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao ragazzi! Ciao.